Continuano le iniziative benefiche a favore di Thomas, la Glenn Miller Band di Bedonia, il corpo bandistico di Albereto hanno messo insieme a suon di musica ben 1200 euro. Il servizio di Pierluigi Previ. Corpi bandistici di Bedonia e Albareto uniti per Thomas, due repertori diversificati con un gran finale unico. Sì, ci distinguiamo in due generi completamente diversi, la Glenn Miller swing e il ritmo del jazz americano di Glenn Miller, invece il corpo bandistico di Albareto si è focalizzato un po' di più sulle colonne sonore. In particolar modo vorrei sottolineare il risultato di Moment for Morricone, uno dei brani più conosciuti a livello nazionale, molte bande lo fanno, lo eseguono, ma io stasera sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi perché l'hanno eseguito in un modo veramente speciale. Della Glenn Miller, cosa dire, i ragazzi straordinari crescono di anno in anno anche loro e il ritmo swing è una cosa che sento dentro e mi piace sempre non soltanto dirigere ma anche ascoltarli. E soprattutto questa sera una serata speciale in quanto era una serata di solidarietà. Abbiamo voluto organizzare appunto questa serata proprio per il piccolo Thomas, abbiamo collaborato con le due bande per riuscire ad organizzare una bella serata, questa è riuscita molto bene, il tempo ci ha aiutato, sono veramente molto molto orgoglioso e molto contento di quello che abbiamo potuto fare, una piccola speranza e va bene così. E alla chiamata dei due corpi bandistici per dare un aiuto a Thomas, Bedonia ancora una volta ha risposto in modo massiccio. Sì, siamo molto contenti che anche questa serata sia andata bene, che è una delle tante, ma nonostante questo Bedonia risponde sempre in modo molto positivo. Attempate, belle e costose ma ancora piene di fascino, le auto d'epoca presentate ai microfoni di Mauro Del Grosso da Andrea Pontremoli, CEO e General Manager della Dallara Automobili e Nelso Antolotti nel servizio che segue. Excursus incredibile, qua abbiamo una Jaguar bellissima, poi una Mercedes, due appassionati di motori. Andrea, senti, questo qua è un pezzo abbastanza raro, 2000 oggetti prodotti che sono rimasti in pochi perché queste macchine hanno fatto un sacco di incidenti perché vanno. Principali idee e principali tecniche di questa macchina? Ma è una macchina, è un 4200 di cilindrata, 6 cilindri, ha 286 cavalli e pensate che questa macchina è del 61, quindi ha 53 anni. Questa è la macchina di Diabolic, vero? Questa è la macchina di Diabolic, difatti ho sposato una moglie che ci assomiglia a Eva Kant, quindi ho fatto il pacchetto completo. Era una macchina per quel tempo molto veloce, e costava relativamente poco, cioè quando una Ferrari a pari velocità costava intorno ai 5 milioni, questa veniva da 2,7. È una macchina derivata da una macchina di pista che era la D-Type che correva a Le Mans e hanno avuto talmente tanto successo che hanno derivato questa, che non hanno molta fantasia, da D hanno fatto diventare E-Type, che è questa, che è la macchina da strada. È una macchina molto comoda, non d'estate, va bene di primavera e d'autunno. No, a parte anche se fosse bianca, dentro ci viene un calore incredibile perché il tunnel è una fonte di riscaldamento impressionante. D'inverno non si può usare perché con la neve non ha peso dietro, quindi stai praticamente fermo. 15 giorni all'anno la usi? No, io la uso i weekend, diciamo una decina di weekend all'anno, 15 massimo, e questo è uno dei weekend che la tiro fuori, difatti vedete il sorriso perché è un gusto poterla guidare dopo averla cercata per tanti anni, averla inseguita, averla costruita. Dove hai trovato i pezzi? Ma i pezzi si trovano in Inghilterra,
è una macchina che, come dicevi giustamente tu prima, è molto veloce e ha fatto tanti morti, quindi ci sono molte macchine incidentate, e allora vai a recuperare la pompa dei freni, un albero a cam, tutte queste belle cose qua. Ha delle soluzioni molto interessanti, alcune che io tirerei una scarpata agli ingegneri che le hanno inventate, tipo il freno a mano, per fare un esempio. Per registrare il freno a mano ci ho messo 3 giorni con un ponte e ho dovuto tirare giù la sale dietro per registrare una vite del freno a mano. E non penso di essere particolarmente stupido, è proprio che è stata disegnata perché il freno a mano non serviva, l'hanno attaccato dopo perché per rendere una macchina stradale. Passiamo a Nelson Tolotti, che invece qui dietro, adesso poi andiamo a vedere, presenta oggi, fa vedere oggi una bellissima Mercedes, una 190, anche questa è una macchina storica. Sì, storica, diciamo che è la prima auto fatta dalla Mercedes dopo l'Ali di Gabbiano, che è ben nota e conosciuta. C'è stato un successo enorme nelle corse di queste auto e quindi hanno prodotto la 190 SL, che è un'auto, diciamo, dal punto di vista del prezzo più abbordabile. Hanno venduto molte di queste auto in California, tant'è perché io ho trovato questa appunto a Los Angeles, ho trovato, quindi là ce ne sono tantissime. La tecnica è una delle prime auto con il motore con ascia a cam in testa, quindi già nel 55, questa è del 55, parliamo di 1000 auto fatte nel 55, questa è la numero 366, quindi una delle prime auto fatte, diciamo, dalla Mercedes, e ha già una tecnica importante. Se poi guardiamo il motore, qua in destra, cilindrata per i nostri... Cilindrata è 2 litri, quindi non è certo la potenza che ha questa, qui abbiamo 100 cavalli contro i 200, però un 2 litri con ascia a cam in testa e 4 carburatori, già nel 55. È più bella la tua o quella di Andrea? Ma sai, adesso andare d'accordo, diciamo, sono due età diverse, io preferisco la mia, però a me piace molto anche questa auto. Di Senti, prima parlavamo di prezzi, questa è una macchina che ogni anno prende 10-15 mila euro di valore e negli Stati Uniti viene venduta sui sui 200 mila dollari. Sì, Stati Uniti oggi è sui 180-200 mila dollari, diciamo che in Italia sui 130-140 mila euro. Senti, per ristrutturarla, per metterla a punto, a chi ti sei rivolto? A italiani o esteri? Allora, noi abbiamo lavorato 1 anno e mezzo per poterla finire, il ciclo. Mi rivolgo agli italiani, penso che sono i migliori nel restauro, tant'è vero che la carrozzeria dove sono andato io a rifare la miniatura è utilizzata dalla Mercedes per rifare le auto d'epoca. Quarta edizione di una 10 ore dedicate al giovane giocatore borgotarese di pallacanestro Claudio Dallara. Si inizierà il campo Casa Molinari alle 10 con il torneo fra ragazzi e ragazze degli under 13 agli under 16, per poi proseguire alle 17.30 alle 18 con una mezz'ora dedicata alle ragazze di tutte le età. E poi per gli irriducibili e instancabili di categoria, nonché amatori di tutte le età, dalle 18 alle 20. Seguirà una cena in allegria in Piazza Verdi e per prenotazioni potete rivolgervi direttamente a Walter al numero 373-75-87197 o a Gabriele, che risponde al numero 320-218-0522. Partecipiamo in tanti per rivedere ovviamente il sorriso di Claudio. Nona edizione del Rally in Val d'Aveto, tutti i dettagli. Gara automobilistica nazionale organizzata tra gli scenari montani della Val d'Aveto. Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Focus VRC, i vincitori della nona edizione Ronde Val d'Aveto, svoltasi nell'entroterra genovese il 30 e il 31 agosto. La gara è partita all'insegna dell'equipaggio Miele Spinetta su Citroen Xara VRC, che vincono il primo passaggio lasciando alle loro spalle Signor, Pettenuzzo, il francese Branca, Primiceri e Bevacqua. Subito out Starman con la Skoda Fabia VRC e il veterano Castelli su Clio A7. Quarto e primo tra le vetture Super 2000 Bevacqua Gallotti su Peugeot 207, tra le A8 grande prestazione di Mauro Miele e Roberto Mometi su BMW M3, quinti assoluti
sesto e primo tra le Super 1600 Vigo Berutti su Clio, settimo e vittoria in assetto per Condrò Lamura sulla sempreverde Peugeot 205 GTI che precedono Multari su Saxo A6. Un'occhiata al tempo previsto per domani, non ci sono buone notizie per quanto riguarda il tempo di domani. Giovedì 4 settembre si prevedono infatti precipitazioni sparse e diffuse, tempo instabile quindi con minime ulteriormente in calo intorno ai 12 gradi e massime di 23. Siamo davvero in chiusura di telegiornale, subito dopo andrà in onda il programma musicale Le Mille Voci, a seguire la replica di questa edizione del notiziario. Nel rinnovare l'appuntamento per la prossima edizione del TG, domani alle 19.30, ringrazio voi tutti e vi auguro un buon proseguimento di serata.